Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Oggi faccio un video un po' particolare. Tra l'altro, quando lo sto facendo è il 23 di marzo, sì, è esattamente quel giorno in cui è stata annullata la gara di Barneygate all'MM Circus. E quindi sono tornato a casa, mi sono trovato la domenica mezza libera, ho detto vabbè, buttiamoci avanti, facciamo un pochino di video. E oggi quindi voglio affrontare una discussione che è saltata fuori parlando con un mio caro amico che fa fisioterapista, e stavamo sostanzialmente parlando di posture buone e posture cattive. Io non avevo mai fatto questa riflessione qua prima, quindi ovviamente se non l'ho fatta è perché in un certo qual modo, studiando su alcuni testi, saltano fuori queste riflessioni personali che alla fine ti fanno crescere. Quindi oggi vi voglio parlare di una cosa, cioè esistono veramente le cattive posture o le buone posture, punto di domanda. Molto spesso, visto che 23 di febbraio, anche se prima ho detto 23 marzo, 23 febbraio, ragazzi, c'è pieno coronavirus qua, si sta espandendo a Verona, ok? Semplicemente, molto spesso si tende a fare un terrorismo quando si parla di posture cattive. In particolare, per esempio, si dice che avere una postura cifotica eccessivamente o iperlordotica può essere un problema che possa creare fastidio. Allora, il discorso qual è? È veramente vero che queste posture, se estremizzate, possono causare problemi? In assoluto, punto di domanda. In realtà la questione è molto semplice, cioè se una postura molto scorretta viene mantenuta per tantissimo tempo, probabilmente può causare delle problematiche. Quindi un'iperlordosi mantenuta per tanto tempo o un'ipercifosi mantenuta per tanto tempo possono causare degli adattamenti posturali. Ma in realtà, se voi durante la giornata state in ipercifosi per 2 minuti e mezzo, non è che il giorno dopo avrete problemi, perché 2 minuti e mezzo non può essere paragonato ad 8 ore seduti alla scrivania sempre con questa postura. Esattamente come se voi state facendo un esercizio in palestra dove in quel momento storico avete 30 secondi dove siete in iperlordosi, non è che l'iperlordosi vi causerà chissà quali problemi se la mantenete solamente per 30 secondi. Quindi di fatto è che non esistono realmente posture giuste e posture sbagliate. Esistono delle posture che, se vengono mantenute per troppo tempo, possono diventare un problema e si possono trasformare effettivamente in una postura sbagliata. Ma in realtà il segreto quale dovrebbe essere? Cercare di cambiare postura più frequentemente. Quindi questo è anche un input molto interessante che io do, per esempio, anche ai miei allievi o alle persone che collaborano con me, che è esattamente quello di riuscire a riconoscere se, per esempio, su un luogo di lavoro o in una situazione in cui c'è una postura protratta per tempo, se è possibile cambiare la postura in modo più frequente. Quindi cercare di evitare tutti quegli atteggiamenti che vengono mantenuti e protratti per minuti, minuti, minuti e poi ore, ore, ore su ore. Ed è esattamente questa tendenza a cambiare la postura che fa sì che, se in quei 3 minuti sto in una postura che potenzialmente può essere dannosa se mantenuta per 8 ore, io riesco a evitare di ritrovarmi nella situazione in cui la mia postura ormai si è aggravata eccessivamente. Ok? Ciao ragazzi!